mi è venuta in mente una frase che da ieri mi accompagna e mi piace ripeterla. Se non ora, quando? Le indagini svolte dalla Commissione di accesso antimafia, insediatasi nel capoluogo Dauno lo scorso 9 marzo, hanno evidenziato la presenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata. E quanto si apprende dalla relazione del Ministero dell'Interno, attualmente al vaglio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sulla base di queste valutazioni, il Consiglio dei Ministri ha sciolto il Comune di Foggia ed ha affidato ad una commissione straordinaria la gestione dell'ente. La commissione, secondo la proposta avanzata dal Ministro Lamorgese al Consiglio dei Ministri, sarà composta dal prefetto a riposo Marilisa Magno, dal viceprefetto Rachele Grandolfo e dal dirigente Sebastiano Giagrande. Dalle indagini conseguenti ai fatti corruttivi, si legge nella relazione, traspare un quadro inquietante della realtà amministrativa dell'ente, che attesta uno sviamento del munus pubblico in favore degli interessi della criminalità organizzata. Tra gli episodi contestati anche frequentazioni, parentele e legami affettivi da parte dei consiglieri comunali con esponenti locali della criminalità organizzata. Al centro delle presunte pressioni e infiltrazioni mafiose, anche appalti legati al sistema di videosorveglianza, l'assegnazione di case popolari ad affiliati ai clan e l'assenza di certificati antimafia per alcune imprese che hanno gestito servizi pubblici. Appresa la notizia dell'affidamento dell'amministrazione del Comune di Foggia ad una commissione a seguito dell'accertamento di infiltrazioni mafiose, ho provato un moto di forte dolore. Ci aspettavamo la notizia, ma leggerla nero su bianco è un'altra cosa. E poi ho iniziato a pensare in maniera molto forte, convinta, che questa è un'opportunità di conoscere la verità delle dinamiche di governo della nostra città, un'opportunità di cambiamento, per svoltare, perché la nostra comunità svolti.